Si utilizzano spesso due termini contrapposti, uno quello di migrante economico e dall'altra quello di rifugiato. E forse è interessante chiedersi ma che cos'è un migrante economico? Un migrante economico lo possiamo definire da diversi punti di vista. Dal punto di vista suo, quindi della persona, migrante economico è una persona che vuole trasferirsi dal paese in cui vive, in un altro paese, normalmente per ottenere una situazione di reddito e di salario migliore, quindi un lavoro più interessante o un lavoro se non ce l'ha. Anzi, tradizionalmente i migranti economici erano appunto coloro che non avevano lavoro nel loro paese, quello che succedeva anche ai ticinesi fino a un centinaio di anni fa, un po' di più, che è successo anche agli svizzeri, che succedeva più recentemente, per esempio, nell'Italia del Sud, in Portogallo, in Spagna. Questi sono i migranti economici. Li possiamo definire anche dal punto di vista del paese che li accoglie. Queste persone sono migranti economici, vengono solitamente a coprire dei fabbisogni di manodopera che il paese stesso non riesce a soddisfare perché non è abbastanza popolato come succedeva negli Stati Uniti o in Australia, o perché è in crescita economica importante, come è successo nella seconda parte del Novecento in alcuni paesi del Nord Europa, dove la crescita economica domandava che ci fosse sempre più personale indigeno che non c'era e che quindi si andava addirittura a cercarlo. È un'esperienza che abbiamo vissuto anche in Ticino. E poi ci possiamo chiedere che cos'è un migrante economico dal punto di vista del paese d'origine. E lì è una persona nata e cresciuta lì che a un certo momento se ne va, per esempio perché non trova lavoro e quindi rappresenta in qualche modo un impoverimento del paese di partenza che si vede privato di manodopera e la manodopera rimane ancora oggi, anche nel XXI secolo, uno dei principali elementi per poter sviluppare un paese. Il paese d'origine conta su un ritorno, per esempio il più banale è quello che solitamente si presenta in fretta o si presentava in fretta perché la situazione sta cambiando ed è il ritorno prima che della persona dei soldi, cioè il migrante rimanda nel suo paese una parte del suo guadagno, sono le cosiddette rimesse. Questo permette a chi è rimasto lì, alla famiglia di solito, se non è emigrata anche lei, di vivere meglio e in qualche modo anche di aiutare lo sviluppo di questo paese. Una seconda possibile rimessa è il ritorno degli immigranti. Se questi non tornano troppo tardi, se hanno imparato un mestiere, se hanno acquisito delle competenze, possono aiutare nello sviluppo di questo paese. È una cosa che in Ticino conosciamo bene, i nostri antenati sono emigrati e quando tornavano hanno portato competenze, hanno portato quello che avevano imparato altrove, oltre anche a un po' di soldi, e questo ha aiutato anche il nostro sviluppo. Il problema è come è regolamentato lo statuto del migrante economico. In Europa e anche in Svizzera, perché la Svizzera in qualche modo è integrata nel sistema, all'interno dell'Europa è regolamentato dal principio della libera circolazione che permette più o meno a ognuno di stabilirsi laddove vuole. In realtà non è proprio così, ci sarebbero delle limitazioni che vengono però utilizzate con una certa reticenza, qui da noi magari un po' di più, ma nel resto dell'Europa molto meno. Uno per potersi trasferire da un paese all'altro, che so, dall'Italia alla Germania, dall'Italia alla Francia o dalla Spagna alla Francia,
dovrebbe avere un lavoro che gli consente di avere un reddito sufficiente e avere un alloggio confacente dove possa vivere decentemente secondo gli standard europei. Questo è il sistema interno all'Europa, che peraltro non funziona benissimo e che comunque non permette di risolvere tutti i fabbisogni di manodopera dell'Europa, che della Svizzera anche, che deve quindi far capo anche a manodopera che viene dagli stati terzi, che viene dal di fuori dell'Europa. Lo statuto di queste persone è ancora meno regolamentato e si tende a lasciarli entrare sotto le mentite vesti dei rifugiati, di chi è in cerca di protezione. E questo sistema funziona ancora meno, anzi è abbastanza un disastro, perché non permette in nessun modo né a chi arriva né a chi riceve di organizzarsi in modo razionale, di avere un numero di persone che arrivano confacenti alle capacità di accoglienza e anche ai bisogni. Non tiene conto del fabbisogno che c'è in certi paesi di poter mandare gente a lavorare altrove, a formarsi altrove, a fare anche delle rimesse e quindi a far ritornare dei soldi. Ecco, oggi che il problema dei rifugiati attraversa un periodo, non dico di tranquillità, ma di maggior calma, ecco, uno dei problemi che andrebbe affrontato con assoluta urgenza è quello dello statuto del migrante economico. Arrivare a definire questo statuto anche per chi viene da fuori d'Europa sarebbe assolutamente fondamentale.